Ancora una volta, oggi, prendo una decisione senza fare calcoli politici, portando avanti scelte di principio e non di convenienza. Quarto, ha bisogno di una guida forte senza colori politici. Le richieste erano sempre quella di non abbandonare il progetto che avevamo avviato. La stessa richiesta è pervenuta anche all'interno, come ho già detto prima, dell'aula consigliare, dove i rappresentanti dei gruppi di minoranza mi hanno sostenuta invitandomi più volte a riconsiderare la mia decisione ed a ritirare le dimissioni. Ho deciso di restare per portare a compimento alcuni progetti già intrapresi e da intraprendere ad esclusivo beneficio della città di Quarto. A tal fine io assumo un impegno, ma lo stesso impegno lo sta assumendo in questo momento l'intero Consiglio Comunale, dinanzi a tutto il Paese di Quarto. La nuova politica che faremo in Consiglio, in cui non esistono partiti politici, sarà di contatto costante con le associazioni e con la cittadinanza. Un contatto che è mancato per nostra esclusiva responsabilità in questi mesi. L'unico interesse dell'amministrazione tutta, è andare in direzione dei cittadini, continuando tutti i lavori e le opere già cominciate, riprendendo il difficile cammino di questi 7 mesi, che in quest'ultimo mese si è completamente interrotto. La voglia di portare avanti un reale cambiamento prevale su ogni forma di strumentalizzazione, che sicuramente ovviamente ci sarà. Per questo oggi ritiro le mie dimissioni ed oggi, come la volta scorsa e come in tutto questo periodo, difendo la mia città. Lascio la parola ora a coloro che mi accompagneranno in questa nuova avventura. Grazie.